e voglio ricordare, seppur brevemente, ma spero con abbastanza efficace, di non avere mai pianto all'interno di quest'Aula, come mi pare di aver capito da qualche asceno prima, che la nostra realtà comunale abbia perso questo o quell'altro e che abbia seguito il corso dell'acqua che arriva giù. Personalmente dal 99 in poi, assieme al sindaco Muzzi, ho capito fin dall'inizio qual era la pesante eredità, meglio ricordo bene il consigliere Manfreda, di una situazione di lacerazione che era stata creata negli anni precedenti. Non da noi, no, mi lasci dire, lei ricorderà però la situazione di lacerazione che si era creata, certo. Sgradevole, pesante e capace di paralizzare anche l'operatività delle nostre attività aziendali. E le pagine dei giornali erano piene più o meno quotidianamente di stupide e sterili polemiche che ci siamo preoccupati di smorzare, stabilendo nuovi rapporti di collaborazione. È vero, ingoiando qualche boccone, perché perdere la sede aziendale non è una perdita da poco, non è di poco conto, però abbiamo pensato ad un atteggiamento di mediazione, un atteggiamento di intesa, un atteggiamento di collaborazione, pensando che sì, Tolmezzo è una città, è una realtà comunale, però Tolmezzo è all'interno di un territorio più vasto, che è quello Alto Friulano, e su questo non c'è dubbio, è fuori di dubbio. E allora, l'azione che abbiamo svolto di mediazione ha sortito dei risultati davvero efficaci. La persistenza, la permanenza dell'ospedale di Retta Tolmezzo è dovuta, con le sue funzioni, anche a questa mediazione, anche a questa azione, anche a questo atteggiamento di trattazione, di contrattazione continua, dove il presidente della rappresentanza della conferenza dei sindaci ha avuto il compito di lavorare, direi settimanalmente, con gli organi aziendali per conservare e potenziare progressivamente le capacità operative della struttura ospedaliera dell'ospedale di Reggio di Tolmezzo, creando quell'altra attività che ci ha distinto e che si è resi una punta di diamante, potrei dire, senza ombra di dubbio, senza poter essere smentito nel contesto regionale. Siamo stati invidiati e siamo stati, perché ne abbiamo fatto parte a pieno titolo, un'azienda virtuosa, come ha ricordato prima anche gli studi. Un'azienda virtuosa però non può divenire tale se si continua a restare in un atteggiamento di litigiosità, a creare cioè delle preminenze. Ha detto bene prima De Prato, quando ha detto di tattica, sì, ci vuole una tattica a questo punto, per la semplice ragione che, se è vero come è vero, che paradossalmente il presidio ospedaliero di Gemona non è ospedale diretto e quindi come tale non è nella condizione di non poter avere l'assegnazione dello strumento RNM, è altrettanto vero che per Tolmezzo occorre una deroga, occorre un'azione politica forte per poter superare questa impasse. Personalmente sono per parere che Tolmezzo debba essere dotato anche di questo strumento, perché se le ricordo bene sono stato tra i primi qua dentro a chiedere e a lavorare in questa direzione, prima ancora che i tempi fossero in qualche modo esacerbati. E allora, oggi come oggi, trovo ragionevole, trovo conveniente la proposta operativa che fa l'assessore Galizia, perché è una proposta operativa, perché rischia di avere seguito. Mi viene da pensare, andiamo incontro a un possibile rifiuto, ad un possibile diniego, insistendo su un posizionamento certamente su Tolmezzo, ma lasciamo finire una porta aperta, chiediamolo per l'azienda, e che cosa ne capiterà dopo? Potremmo posizionarlo su Tolmezzo in seguito? Io questo non lo so, però chiediamolo per l'azienda sanitaria. Numero 3, Alto Friuli. E con questo voglio ringraziare ancora la presenza del sindaco Urbani, per poter testimoniare con la sua presenza qui questo spirito di collaborazione e di unione che io mi auguro possa continuare veramente, uscendo dall'odioso sospetto di una diatriba sterile e inutile.